benvenuti in questo nuovo video unboxing e review di un cosplay. E siamo qui ancora con Genshin Impact e ancora con WoW. Ho acquistato questo cosplay di Lumin attraverso un ordine cumulativo e non mi ricordo esattamente il prezzo, però ho preso sia parrucca che cosplay e non ho ancora visto niente, quindi vedremo tutto insieme e una volta indossato vi farò anche una brevissima recensione, anche perché non ne ho viste in giro. Come spesso fa WoW, ci sono due set, uno che contiene il cosplay, che è quello che ho preso io, vabbè la parrucca è una cosa a parte, e uno che contiene un set di lucette da inserire in varie parti. Inizierei prima dalla parrucca, dopo vediamo questo. Arriva così, abbiamo le solite retine, l'hanno messa nera per non so quale motivo, essendo che è bionda, ma va bene. Ok, questa è la parrucca, allora. Le parrucche di WoW devo dire che non sono proprio le migliori, ma non mi sembra male per quello che deve fare. È un po' lucidina, come potete vedere. Spero il mio si veda. È un po' lucidina, però con lo styling e tutto dovrebbe migliorare molto la situazione. Comunque di capelli ne ha e mi sembra anche cucita bene dentro. Ha già la partitura qui delle sue due ciocchette, quindi comodo, tipo un pre-styling. E la frangettina è lunga e da sistemare, però insomma come base ci si può lavorare. Passiamo al cosplay vero e proprio. Spero sia bello, perché WoW è molto bravo a fare i design originali. Infatti poi magari vi farò anche la recensione del cosplay made di Mona. Ho venduto il mio di Ganyu, ho preso Mona e ve la faccio vedere, però con i cosplay standard, cioè design standard di Genshin, certe volte becca un pochino, ma a vederlo così le stoffe mi sembrano molto carine. Ce la vediamo. Allora, qui abbiamo dentro i 1200 accessori che abbiamo con ogni cosplay di Genshin, giustamente. Però mi sposto un attimo, vediamo prima il vestito. Per reference questa è una S e sempre per informazioni generali, in qualsiasi taglia voi prendiate, WoW mette sempre le stesse coppe, quindi queste tipo per me saranno grandi, però non importa. Allora, la panna è molto molto stratificata e questa cosa mi piace. I tessuti sono diversi, nel senso che qui abbiamo questo tessuto un po' glitterato e pesante, cioè sembra quasi ci sia dentro un riempimento per renderlo più pesante in modo che stia più giù. E qui sotto abbiamo il dettaglio dorato in questa finta pelle, in realtà molto bello perché c'è anche la stella olografica. E la stoffa qui non è male, va sicuramente un po' stirata e pulendo aggiungere una bella fila di strass non sarebbe male, però devo dire che mi sembra renda abbastanza, poi dovrò vedere indossato. Poi c'è la parte della gonna principale che invece è un tessuto cosplay un po' più basico, però è cucito bene, ha la doppia... non so i termini tecnici, comunque è una stoffa
doppia, non c'è solo la parte stampata, ma dentro ha il fodero, insomma, ed è tutta così. Anche questa va stirata, mi sembra molto morbida. Vediamo un po' come dietro. Dietro si apre come nel design ed è lì, mi sembra rifinita abbastanza bene. C'è qualche filetto qua che non è stato proprio curatissimo, però per il resto questa cucitura mi sembra fatta molto bene. Dietro è elastico, qua dovrebbe esserci il corsetto, esatto, ha tutte le asoline per il corsetto e anche una cerniera. Messa così sembra fatta bene, però speriamo non sia troppo ostica da fare. Le cerniere così lunghi sono terribili, cioè, se posso dirlo, perché a una certa si incastrano sempre. E niente, poi sopra c'è un ulteriore strato di questa stoffa molto carina e sblusicosina. E ha delle applicazioni più tridimensionali, tipo delle perle, dei mattoni giganti, così. Anche il taglio mi sembra fatto bene. E questa è la parte che ha lei sotto, praticamente sotto il seno, anche qui in finta pelle, dove volendo potete inserire la luce. Però è comunque luminosa, quindi è carina anche così. E per quanto riguarda la parte sul seno, mi piace molto come è stata piegata quella stoffa, è sempre spellucciosa, non troppo plasticosa. Questa è la parte del collo ed è chiuso a velcro, ma è bello, bello spesso questo velcro, ci piace. Niente, poi vedo che abbiamo delle asoline trasparenti, probabilmente per qualche pallina invisibile. Adesso vediamo. Speriamo sia adattabile, perché comunque vedo che ha un taglio molto dritto e che il corsetto aiuti un po' a stringerlo, insomma, nei punti giusti. Allora, abbiamo quest'altro mini pacchettino. Un mini pacchettino con dentro i pantaloncini, poi sono trasparenti, cioè io ve lo dico, sono trasparenti, però folosini speriamo diano un po' di, cioè sicuramente non vi danno struttura e volume, se avete una sottogonna meglio, però fanno qualcosa, ecco. Poi abbiamo un altro sacchettino. Allora, queste sono le maniche, no, queste sono bellissime, queste sono stupende, i guanti barra maniche, queste sono belle, belle, bravo una, soprattutto sono super cucite bene, c'è anche la parte bucata, non è lasciata lì così con un taglio fatto a caso. Qua c'è il dettaglino. Il metallo. Sarà questa la mano giusta? Non lo so. C'è pure la soletta da mettere. Ok. E devo dire che per essere un guanto, molto 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 carino. La cosa che noto ora è che manca sul vestito, tipo
io delle ancorine che ha lei o delle stelline, non mi ricordo. Ma forse non sono sul vestito, sono da un'altra parte. Probabilissimo, sono talmente complicati i design di Genshin. Ok, poi abbiamo del raso bianco per il corsetto, se volete fare questo. Queste credo siano le piume che vanno messe in testa, non so in che modo sinceramente. Allora, sono sbrilluccicose, sono sbrilluccicose, però ha questo fil di ferro dentro, forse va piegata e poi... Abbiamo due pacchetti, come immaginavo, di spalline invisibili, non so perché due, molto bene, io ne ho vista solo una di, cioè due paia di asoline, non quattro, ok. Questi sono i fiorellini super carini, anche qua un pochino da stirare, però sono davvero davvero belli. Sì, tenete conto però che è tutto incollato con la colla calda, cioè sia qui che la decorazioncina qua, tutto incolla calda, quindi la preghierina che regga è sempre da fare, però a livello visivo molto bello, cioè qui un pezzo in più di colla già tolta, perfetto. E questa stoffa semitrasparente che è stata usata, secondo me è bellissima, perché dà proprio più l'idea di petalo, e soprattutto la decorazione centrale è stupenda, piena di sbaroschini e perle. Poi c'è questo che non mi ricordo dove vada, e ha due clip qui, così vedete di qui dietro tutto scuro perché probabilmente è stato tagliato a laser e poi è rifinito, però poco importa perché tanto non si vede. E poi abbiamo questo. Ok, questi sono dei calze. Allora, calze tessuto leggings stampato, non mi sembra nemmeno troppo trasparente sinceramente. Forse la parte un filo più deludente perché si vede che è un po' floppy, ecco. Però bisogna vederle. Ah, ecco, qua c'è un'altra roba. Forse per tenerle su, come si chiama? Un'altra cosa di plastica per queste. Oddio. Bene. Pensavo fosse un cosplay comodo. E hanno il taglio, cioè non sono delle calze vere e proprie. E questo è tipo simil foam lucido, sicuramente va un pochino scaldato per dare la forma della gamba, però è molto carina. Non la mia parte preferita, però credo faccia il suo lavoro. Ok, questi sono tipo la parte di armatura, i polsini. Mi sembrano fatti molto bene, anche la cucitura dentro, sì, c'è qualche filetto, però non è pasticciata, è fatta molto molto bene. Anche qua abbiamo qualche rimasuglio dal taglio, però e se mo parlo solo una mano, va bene, e dovrebbe funzionare. Sì, ok, così. E qua va un pochino data la forma. E niente, sono due identici così. E poi abbiamo questa che dovrebbe essere una cintura, che ha lei, un'ulteriore cintura fatta essenzialmente come questo. E niente, molto carina in realtà. L'oro non mi sembra cheap, la finta pelle non mi sembra troppo cheap,
anche qui va il velcro. Oh, e poi per finire abbiamo, ecco, infatti erano qua. Per finire abbiamo la sciarpettina, come la vogliamo chiamare, comunque questa, che è una delle mie parti preferite del cosplay di Lumin. Non chiedetemi perché, no. Allora, si attacca al collarino con questa spilla, sempre in finta pelle, però ricamata molto bene. La stoffa è di quelle luccicanti, le ancore ci sono, semplicemente me le ricordavo nel posto sbagliato, però eccole qua, di metallo, e magari un punto di cucitura in più gliela darei per cercare di non perderle. Questo è quanto e ve lo faccio vedere indossato. Allora, ho fatto un try on velocissimo perché faceva davvero caldo e volevo trarre qualche conclusione. In breve il cosplay ve lo consiglio per il prezzo che ha, assolutamente consigliato, ma con qualche accortezza, cioè aggiungere qualche punto cucito a mano in quelle zone in cui il tessuto non è elastico, però tende un po' a tirarsi, soprattutto nella parte del corsetto. E ci sono tante piegature con un punto proprio messo velocemente che vi consiglio di riprendere, in modo tale che quando vi mettete il vestito non avete il terrore di staccare tutto in 2 secondi. E poi vi consiglierei di mettere assolutamente una sottogonna perché rende il design più fedele e dà un effetto molto più animato e più dinamico all'abito, e fa vedere anche bene il design della gonna perché si riesce ad aprire di più. E quindi sì, sottogonna, riprendere qualche punto, qualche cucitura, e poi cambiare il nastrino del corsetto dietro perché se avete intenzione di mettervelo da soli senza l'aiuto di nessuno, buona fortuna, è impossibile, partendo sia dalla testa che dai piedi non ci si entra con già il corsetto tutto intrecciato dietro, anche tenuto largo, ma semplicemente il nastro è troppo corto per poterlo allargare abbastanza, quindi vi consiglio semplicemente di sostituirlo. Per il resto, come tutti i cosplay di Genshin, ha 1200 cose da mettere e buona fortuna. Per quanto riguarda gli accessori per i capelli, sono bellissimi, magari vi rimetto un frame delle piume, queste vi consiglio di cambiarle perché sono dei mappazzoni, come direbbe Bruno Barbieri, una volta messi sulla parrucca, non lo so, a me personalmente non piacciono, poi sono gusti personali, le ho rifatte e consiglierei di sostituirle. Per il resto i fiori sono bellissimi, stanno su bene, quindi tutto a posto. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Alla prossima. Ciao!